Wagyu, io lo so che fa caldo, ma la pasta, ma non si può rinunciare, Wagyu. E allora dobbiamo trovare sempre questi sistemi. E un sistema tu trovi via. Insalata di pasta con polpo e patate. Wagyu, mamma mia bella, ma veramente, è a fino rumun, ma poi è una poesia. Vieni tu con me e va faccia ricreare. Guardate qua, guardate. Mamma mia bella, oh, momo mangia proprio appesa a voi. Aiuto, venite a aprire la ricetta. Allora, gli ingredienti sono facilissimi. Aiuto, mia mamma fa praticamente solamente un'insalata di pasta. Come formato di pasta ho scelto la calamarata, aiuto, la scornacchiarella, lo bello purpo, guardate qua, o purpo e sambei, tenim. Le patate che io per anticiparmi le ho già bollite, già cotte, poi mi servono pochi limoni, pochi sedano, un po' di prezzemolo, sale, olio, aglio. In poche parole, va faccia ricreare da vuota e anche se fa caldo, va faccia venire un freddo in culla. Venite con me che andiamo a cuocere lo pulpo e la pasta. Volla, volla, e combavolla! Aglio, vieni con me, mo' andiamoci a cuocere prima di tutto. Pasta e o pulpa. Allora, ma la prima cosa che amma fa, come amma fa, amma buttare o sale, inda che sta qua, o sale, pure inda che sta qua, uno è destinato per pulpa e una per pasta. La pasta amma cadendo, tanto bella, sembra sentimento, no? 100-200 grammi. A pacca. Poi, pigliato o pulpa, non vi scordate chi sono, pulpa e sampei. Sampei, pescatore, grande, orecchia sventolata. Quattro calate, facita così, uno, vedete come si arricciano i tentacoli, due, guardate qua come si arriccia, volla, volla, e la roba da faccia, vengono pure obbrore purpa, facciamo cuocere il polpo. Mo, un purpa di queste dimensioni, più o meno che è 1,7 kg, 1,8 kg, io lo faccio cuocere 40 minuti, con un po' di acqua, con il coperchio sopra, ogni tanto toglietelo perché sennò esce l'acqua fuori. E passati questi 40 minuti lo togliete dal fuoco e lo rimanete ancora nell'acqua per un'altra mezz'ora, così diventa un pochettino più morbido, ma rimane lo stesso bel callosiello. Va giù i trucchetti cavronchi, non vi scordate mai. La pasta finalmente pronta, oppure ci va ancora una buona mezz'ora. Io adesso ci vado a mettere giusto uno, due, tre. What? Ah no, questo non posso dire, vabbè. Comunque, mettiamo un po' di olio per non farlo attaccare. Mischiamo un po' il tutto e lasciamo raffreddare. Poi voglio alla fine, quando il polpo è pronto, lo lasciamo raffreddare, come vi ho detto e vi ho spiegato già. Poi dobbiamo solo assemblare. Ci facciamo una bella emulsione, limone, olio e sale. Un po' di sedano, re patana tagliata. Ovine caparcocco, voglio. E chi sta meglio di lui? Finalmente, mo potremmo con questa pasta. Allora, perché la pasta è si è raffreddata e ce l'ho da parte. Mo, ma taglio, re belli patano o purpa. Mamma mia, belle caldura. Mo, va faccio vedere piano piano. Venite a pesare. L'estate al mare e insalate purpa, voglio. Ma non c'è sta una cosa più bella a cucinare con amore, che ti fai un bello sorriso e appena trovato un cuoco come me, sposatelo. O no, amore? Sì. Mamma mia, bella è fatta la narasata che non so pavi. Sì. Tagliate voi pulpa. La stessa cosa facete pure con le patate. Tagliate voi pure le patate. A grandezza scegliete voi, piccolino, grande, quello che volete voi. Tanto, ugualmente, voi mangiate come trasa, così esce. Quindi è uguale come tagliate. E la stessa cosa anche per il sedano. Poi c'è chi ci toglie come la patata, ecco, ma noi ci abbiamo mangiato pure il patate che scorso, ma vado scusato, no? Mo che mano a fravacatore proprio, palo fravacatore. Mettiamo tutte cose in da pasta, tanto bello che mo ci mettiamo il condimento giusto, voglio, ma va faccia proprio a ricreare, sì o no? Scrivete. Voglio il condimento, ma ci spremuta tre belli limoni come stanno a catino, poi ci mettiamo un pizzichino di sale dentro, poi ci mettiamo un po' di pepe, tanto bello,
Poi ci mettiamo l'olio a filo, piano piano, fino a quando non diventa proprio una cremina, proprio un'emulsione proprio. Ora vi faccio vedere. Vedete, piano piano piano, ad ascolto come la pipì, per non ci fa capire a voi, piano piano. Con Biccano, vieni qua, faccio vedere la telecamerina. Guarda qua, va. Ma crea crema pasticcere, che mo. Oh, e vai! E mo ammischiamo tutto cosa, voglio fate in modo che tutto questo sugo, guardate qua, si piglia proprio, si impregna qua dentro. E anche, vi voglio dire, un mio consiglio, una volta che l'avete condito, tanto è freddo, rimanetela ancora un'oretta magari nel frigorifero, che la carta palliglia che si, veramente si insaporisce ancora più assai. Ultimo tocco, naturalmente, e ci sono poco poche protusine, come si deve, tanto bella. Ho beccato, voglio, guardate qua. In HP, Madonna, mamma mia, guardate qua com'è bella questa insalata di pasta, polpa e patate. Mo' prova assaggio. E andiamo a vedere come l'ha fatta. Polpo, patate e cose. Mannaggia, dietro a chi l'ha inventato. Babbo. Mamma mia. Voglio me ne vado. Ma io, mamma mia, è proprio la fine del mondo. Io mo' che se mo' mangiasse, però non posso mangiare. Ma lo voglio, è come la fine del mondo. Facetelo pure voi e condividete la ricetta. Alla prossima!